Bella Gaia, vi siete mai chiesti come si diventa attore? No? Vabbè, cazzi vostri, io ve lo spiego lo stesso con l'aiuto del magico WikiHow. Prima di tutto c'è una parte di preparazione e WikiHow ci dice: assicurati di essere stato colpito dal virus della recitazione. In pratica, se avete avuto la mononucleosi siete sulla strada giusta. Poi va avanti e ci consiglia: studia recitazione in una scuola o in un istituto d'arte. Vabbè, qua già WikiHow si fa più serio e ci propone di intraprendere un percorso di studi, diciamo. E ci fornisce anche degli esempi. Ci dice: che cosa hanno in comune Lindsay Lohan, Tom Cruise e Jessica Simpson? Non lo so, tipo che sono degli attori. Oltre a essere delle star di primissimo livello, nessuno di loro ha portato a termine gli studi. Sviluppa le tue capacità di recitazione sul palco. Fai qualcosa che ti renda particolare. Se hai fatto il clown per 12 anni, ottimo. Fai un book fotografico. Beh, lecito direi. Difficilmente risparmiando riuscirai ad avere un bel book fotografico. Spesso i fotografi sono nella tua stessa posizione, stanno cercando solo di costruire un proprio portfolio. Cerca dei fotografi emergenti che desiderano occuparsene per un basso prezzo. O magari gratis. Partecipa come comparsa. Ah raga, parentesi seria, è assolutamente giusto prendere parte a produzioni cinematografiche e fare piccole apparizioni, però quando fate le comparse state attenti, perché se lo fate solo per farvi conoscere è un conto, ma fare la comparsa può diventare un loop che non termina mai. Infatti WikiHow ci dice: non sarà il massimo dell'aspirazione, ma sarà sufficiente a valorizzare il tuo curriculum. Con ogni probabilità dovrai startene in disparte per gran parte del tempo. Perciò porta con te un libro, un lavoro a maglia o qualsiasi altra cosa che ti aiuti a passare il tempo mentre vengono allestite le scene. Adesso voi immaginate un film, una grande produzione tipo Harry Potter, in cui ci sono migliaia di comparse e nelle pause tra una scena e l'altra tutti a fare l'uncinetto. La maglia. Come cazzo si fa sta cosa? Io mi sento male. Va avanti con: considera di trasferirti in una città in cui il cinema è fiorente. L'India e la Nigeria producono numerosi film e molti vengono girati in Marocco. Per carità, se volete diventare degli attori di Bollywood. Io ho nulla da dire, anzi, mi sembra un ottimo consiglio. Bene, dopo aver imparato a fare l'uncinetto e aver studiato tutta la cinematografia bollywoodiana, siamo pronti per i casting. E anche qui WikiHow ci dà qualche consiglio. Come presentarsi ad un casting? Scarpe comode e abiti che non attraggano l'attenzione su loro stessi invece che verso di te. Magari non andate ai casting con le camicie che vi regala vostra nonna. Un monologo che rappresenti te o il personaggio e una canzone, generalmente nello stile di Broadway. Anche se dovete fare un provino per Gomorra, voi entrate in sala provino e cantate una canzone di Broadway. E siete a posto tutta la vita. Chi se ne frega se è per Gomorra. Bene raga, mettiamo caso che con i vostri vestiti della nonna e le canzoni di Broadway abbiate fatto colpo sul regista. E avete la vostra parte. Ora però sorgono tra le tante due problematiche principali del cinema. Nel copione infatti spesso vi capiterà di trovare scene di pianto o scene romantiche in cui c'è qualche bacio. E anche qui il buon WikiHow non ci delude. Ad esempio, cercando come piangere a comando, ci suggerisce: prova a irritare gli occhi. Tieni gli occhi aperti e chiedi a qualcuno di soffiare per favorire la lacrimazione. Fabri! Mi soffi nell'occhio? Perché? WikiHow dice che aiuta a simulare il pianto quando devi recitare. Ok. Non serve un cazzo. Avvicina gentilmente il tuo indice a una delle pupille. Questa tecnica aiuta a provocare un'irritazione fino a generare le lacrime. Fai attenzione però a non mettere il dito direttamente nell'occhio. Se ciò non bastasse a farvi perdere direttamente la vista, WikiHow istiga nuovamente al suicidio. Infatti ci propone: morditi la parte interna del labbro, premi il tuo naso con tanta forza da non lasciar passare aria, concentrati quindi sul morso nelle labbra. Il fatto che l'aria non possa circolare renderà la tua bocca più sensibile al dolore, causando potenzialmente la lacrimazione oppure la morte.
aggiungerei. Altra problematica che si potrebbe palesare sul set, che potrebbe recare imbarazzo tra gli attori, è quella del bacio. E qui Wikiao ci regala la migliore delle sue perle di saggezza. Oltre a parlare col regista e con l'attrice o l'attore che dovreste baciare per fare la scena, Wikiao suggerisce: assicurati di conoscere la tua parte. E fin qua. Può sembrarti un consiglio banale. No, dai, no. Ma impara a memoria tutte le battute che precedono e seguono il bacio. Solo quelle. Le altre no. Chi se ne frega delle battute? Un trucco per ricordare le battute della scena del bacio è provarle mentre fai qualcos'altro. Ad esempio, mentre fai l'uncinetto o fai rimbalzare una pallina. Ce l'ha col cazzo di uncinetto? Perché? Perché uno dovrebbe fare l'uncinetto mentre prova le battute? Quindi abbiamo capito che per diventare un attore, secondo Wikiao, bisogna saper fare l'uncinetto. Buona bella, ciao!